facendo una tavola a fumetti utilizzando la tecnica del carboncino perché volevo essere più libera ed espressionista su questo pezzo. Essendo la mia prima volta su un 50x70, quindi lavorando su un grande formato, ho preferito assecondare la gestualità del carboncino, la morbidezza delle matite. In questa tavola è la protagonista assoluta è Beatrice. Ci tenevo tantissimo ad inserire una donna all'interno della mia opera perché adoro disegnare la figura femminile. Mi sono ispirata al 30° canto del Purgatorio, dove appunto avviene l'apparizione di Beatrice, e Dante, come vediamo qui, è posizionato in basso in totale ammirazione e meraviglia.